Buongiorno a tutti, oggi è il 15 gennaio 2021, Consiglio della prima circoscrizione in modalità prosecuzione, in assenza del Presidente Massimo Castiglia, Presidente e Vicepresidente Antonio Nicolao, e chiedo al segretario della seduta odierna, nonché al dottore Corrado Di Prima, di avviare l'appello nominale. Prego, dottore Di Prima. Buongiorno, Castiglia, Nicolao, Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Imperiale, Buongiorno, buongiorno. Presente, accetto la registrazione. Pitarresi. Randazzo. Buongiorno a tutti, presente, accetto la registrazione. Vedo la consigliera Pitarresi. Pitarresi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Sorci. Buongiorno a tutti, ciao Corrado, buongiorno Francesco, grazie. Buongiorno. Presente. Tramuto. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Valenti. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Venturella. Vetrano. Presidente, 7 presenti e 3 assenti. Constatata la sufficienza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Nominiamo tre scrutatori, consigliera Pitarresi, consigliere Valenti e consigliere Randazzo. Approvazione per appello nominale. Prego, dottore Di Prima. Nicolao, Favorevole. Imperiale, Favorevole. Pitarresi, Favorevole. Randazzo, Favorevole. Sorci, consigliere Sorci, lo vedo collegato ma non lo sento. Tramuto. Favorevole. Valenti. 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 Favorevole, favorevole. Presente, Presente. favorevole. Valenti, favorevole. Perfetto, quindi il Consiglio di sarà I presenti tutti coadiuvato favorevoli, dalla 7 presenti. consigliera Pitarresi, Valente e Randazzo nella qualità di scrutatore. Confermo, Presidente. Perfetto, allora io chiedo se ci sono comunicazioni di sorta prima di Allora. iniziare i lavori d'aula ai consiglieri. Confermo. Buongiorno. Buongiorno. Venturella. Ciao a Ma com'è? tutti. Ciao, ciao cari. Ah, Venturella, buongiorno. Buongiorno. Dottore di prima. Mi dica, Presidente, non la sento. Non riesco a sentire il dottore Di Vicepresidente, Prima, qua non è che sono. qualcuno di voi per caso lo Presidente, sente e sono io a non sentirlo. Vicepresidente, io la Anzi, sento. si era persa la tua connessione, Antonio. Mi sentite? Io la sento, io la sento, la vedo pure. Sì. Sì, ora sì. Mi Vicepresidente sentite? Nicolao, io la sento e la vedo. Noi lo sentiamo. Allora, perfetto, allora, dottore Di Prima, le ho chiesto se ci sono verbali da leggere e da approvare. Allora, c'è un verbale, il verbale numero 5 del 13 Perfetto, gennaio lo può da approvare. leggere lei, dottore Di Prima? Sì, subito. No, con calma, prego, faccio pure.
Allora, l'anno 2021, il giorno 13 del mese di gennaio, si è adunato in seduta ordinaria a giusto avviso del Presidente, protocollo interno numero 350-2020 del 30 dicembre 2020, il Consiglio della prima circoscrizione, in modalità videoconferenza, mediante collegamento telematico a distanza, resta inteso che il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso i locali della prima circoscrizione, siti in piazza Giulio Cesare numero 51. La pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube del Comune di Palermo. Non mi piglio il telefono. Vabbè, presiede il presidente della prima circoscrizione Massimo Castillo. I microfoni, consigliere Randazzo. Assiste in qualità di segretario Francesco Militello, funzionario della prima circoscrizione. Alle ore 9:40 il segretario procede all'appello nominale. Oltre al presidente risultano presenti i consiglieri Nicolao Antonio, Imperiale Salvatore, Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Sorci Salvatore, Tramuto Francesco, Valente Antonino e Vetrano Francesca. Il totale dei presenti è pari a 9. Presidente Castiglia procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Valenti, Pitarresi e Sorci. L'Aula approva. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto numero 5 degli atti ispettivi dell'ordine del giorno, mozione urgente presentata al consigliere Sorci, avente ad oggetto riparazione buca via Candelaia altezza civico numero 19. Consigliere Sorci afferma che il numero civico è corretto è il numero 39. Il segretario fa rilevare che la mozione deve essere emendata per poter essere trattata. Consigliere Sorci decide di accantonare la mozione in attesa di presentare l'emendamento. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto 6 degli atti ispettivi dell'ordine del giorno, mozione presentata dalla consigliera Pitarresi, avente ad oggetto rimozione e pulizia delle scritte sui muri in diverse vie del centro storico. Consigliera Pitarresi ricorda che si tratta di una mozione già trattata dall'Aula, per la quale ha presentato un emendamento per limitare la richiesta agli uffici pubblici. Ritiene necessario inoltre comprendere quali provvedimenti adottare per evitare che tale fenomeno si ripresenti. Vicepresidente Nicolao condivide la mozione e ricorda che si tratta di un problema già affrontato per le vie adiacenti al Teatro Massimo. Fa presente che si tratta di un fenomeno diffuso e che le scritte vengono cancellate solo se particolarmente offensive. Ritiene necessario avviare una interlocuzione che si occupa del servizio, che potrebbe essere invitato con l'ordine del giorno del mese successivo. Consigliere Sorci ricorda quanto accaduto in corso di tribunale con Palazzo Drago, le cui mura sono state imbrattate non appena definita la ristrutturazione. Spero che il problema si possa contenere individuando misure idonee. Consigliere Randazzo condivide quanto detto dal vicepresidente Nicolao. Alle 9:55 partecipa ai lavori la consigliera Venturella. Presidente Castiglia è d'accordo con la mozione, in quanto vi sono palazzi importanti della città, come quello che ospita le attività sociali, che sono uno scempio. Ritiene opportuno intervenire per garantire il decoro, ma ritiene necessario anche indagare sulle ragioni che inducono i giovani a tali comportamenti e sul disagio che gli stessi vivono. Alle ore 10 la mozione scritta a punto 6 degli atti ispettivi viene posta in votazione ed approvata all'unanimità. Alle ore 10:01 il Presidente Castiglia abbandona i lavori ed assume la presidenza il Vicepresidente Nicolao. Il Presidente Nicolao ricorda l'incontro del giorno successivo con la dottoressa Emilia Germana Pistone per illustrare il progetto, trasmesso a tutti i consiglieri per la promozione della rete civica della salute. Successivamente pone in trattazione verbale numero 4 del 12 gennaio 2021, che viene letto dal segretario. Terminata la lettura alle ore 10:10, il verbale numero 4 del 12 gennaio 2021 viene posto in votazione ed approvato all'unanimità dall'Aula. Alle ore 10:11 abbandona i lavori i consiglieri Vetrano e Sorci. Il presidente Nicolao propone all'Aula la sostituzione come scrutatore del consigliere Sorci con il consigliere Imperiale. L'Aula approva. Alle ore 10:13 il consigliere Randazzo abbandona i lavori e il presidente Nicolao dispone la verifica del numero legale. Risultano presenti, oltre al presidente Nicolao, i consiglieri Imperiali, Pitarresi, Tramuto, Venturella, Valenti e Venturella. Il totale dei presenti è pari a 6. Verificata la presenza del numero legale, proseguono i lavori. Il presidente Nicolao pone in trattazione il numero 7 degli atti ispettivi dell'ordine del giorno, mozione presentata dalla consigliera Pitarresi, avente ad oggetto sopralluogo e intervento di manutenzione in fognatura in discesa Santa Marina, angolo Piazza Sant'Onofrio. Consigliera Pitarresi illustra la mozione all'Aula, con la quale chiede un sopralluogo per verificare la fognatura in discesa Santa Marina, angolo Piazza Sant'Onofrio. Fa presente come di recente sia stato cambiato il coperchio della fognatura e ne sia stato collocato uno tondeggiante.
che a causa allagamenti, creando disagi che attraversa la strada ed è residente dei pianterreni. Alle ore 10:19 la mozione, scritta al punto 7 degli atti ispettivi dell'ordine del giorno, viene posta in votazione. Votano favorevoli Nicolao, Imperiale, Pitarresi, Tramuto e Valenti. La votazione non viene completata in quanto il presidente, per problemi personali, sospende la seduta per 5 minuti. Alle ore 10:24 riprendono i lavori ed il presidente Nicolao invita il segretario a fare l'appello. Risultano presenti, oltre al presidente, i consiglieri Tramuto e Venturella. Il totale dei presenti è pari a 3. Non essendo stato raggiunto il numero legale, la seduta è rinviata di un'ora. Alle ore 11:28 il presidente Nicolao invita il segretario a fare l'appello. Risultano presenti, oltre al presidente, i consiglieri Tramuto e Valenti. Il totale dei presenti è pari a 3. Non essendo stato raggiunto il numero legale, il presidente Nicolao chiude definitivamente i lavori. Va bene, dottore Di Prima, mi pare che ha completato la lettura, per cui possiamo metterlo in votazione questo verbale. E allora, Castiglia, Nicolao, favorevole, Imperiale, Imperiale, favorevole, Pitarresi, favorevole, Randazzo, favorevole, Sorci, favorevole, 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 Valenti, favorevole, Venturella, consigliera Venturella, Betrano, favorevole, presidente, 8 favorevoli. La consigliera Venturella non ha risposto. Presidente, la consigliera Venturella neanche è collegata, quindi è assente. Poco fa era collegata, però io leggevo il verbale, non l'ho visto quando è uscita. Comunque. Va bene, non importa, andiamo avanti. Non è collegata, è chiaro che il quadro della situazione è sufficiente per approvare il verbale, per cui va bene così. Il verbale. Comunque, presidente, confermo la votazione. 8 favorevoli all'unanimità. Il verbale è stato approvato in condivisione con gli scrutatori Pitarresi, Valenti e Randazzo. Dottore Di Prima, possiamo passare alla mozione così come da ordine cronologico dell'ordine del giorno del mese di gennaio. Prego, dottore Di Prima. Allora, era stata accantonata la mozione numero 5. Era stata accantonata la mozione numero 5. Ecco. La mozione numero 5. Non ho capito chi è che ha chiesto la parola. Io sento parlare, presidente, chi è che parla? Capogruppo Sorci. Presente, presidente. Ha chiesto la parola. Faceva notare la stessa cosa che sta facendo notare il dottore Di Prima, che c'era accantonata una mozione perché doveva essere emendata. Cosa fatta? Cioè è stata emendata, per cui se vuole possiamo trattarla. Grazie capogruppo. Allora io chiedo al dottore Di Prima se siete in condizione di poter mettere in discussione e trattare la mozione di cui parla il capogruppo Sorci. Allora, intanto mettiamo in votazione l'emendamento. L'emendamento modificativo alla mozione numero 5 dell'ordine del giorno protocollo numero 148-99-53 alle 26 dicembre, nell'oggetto e nel testo sostituire il numero civico 19 col numero civico 39. Quindi passiamo alla... Esattamente, sì. Allora. Se vuole. Quindi sì, è stato emendato l'emendamento. Allora, Castiglia, Nicolao, ha letto l'emendamento? Io mi sto perdendo un attimo perché non la sento regolarmente. Ho letto l'emendamento. Se vuole lo rileggo di nuovo. Va bene così. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento. Prego, dottore Di Prima. Castiglia. Vabbè, io ho salito le bacchette. Nicolao,
Presidente, io non ho ascoltato, non so neanche cosa stiamo votando, Presidente, perché non sento bene quello che ha detto il signor Corrado, quindi io non posso votare, Presidente. Allora, un attimino, interrompiamo la votazione, interrompiamo la votazione. Prego il dottore Di Prima, se possibile, di rileggere l'emendamento nuovamente. Prego, dottore Di Prima. Allora, ripetendo l'emendamento che è vincolato alla mozione numero presentata da... Allora, mozione numero 5 presentata dal consigliere Sorci. L'emendamento è modificativo. Alla mozione numero 5 dell'ordine del giorno protocollo numero 148/99/53 del 26 dicembre 2020, nell'oggetto e nel testo è sostituito il numero civico 19 col numero civico 39. Mi avete sentito? Sì, dico, adesso possiamo mettere in votazione, dottore Di Prima. Perfetto, la chiedo scusa, io non l'avevo sentita. No, dico, forse ho problemi di microfono io, per questo dico. No, vabbè, non si preoccupa. Allora, vero, no, sì, è così, Corrado. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Presidente, le volevo dire, poi c'è una mozione in sospeso rimasta. La trattiamo subito, un attimino solo, consigliere Pitarresi, prego. Allora. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Petrano. Favorevole. Presidente. 9 votanti, 9 favorevoli. Confermo, Presidente, favorevoli 9 all'unanimità. Confermo anch'io. Allora, se vuole passo alla lettura del verbale numero, della mozione numero 5. Vicepresidente, mi sente? Oggi abbiamo problemi di... Mi sentite? Ricezione. Mi sentite? Mi sentite? Ti sento a tratti. Io ti sento bene. Io sento bene. Io la sento bene, oltre di prima. Mi sente? Presidente Nicolò, allora mi sente? Facciamo una cosa, esco ed rientro io, perché io non sento bene. Quindi può essere che un mio... Sì, adesso sì, no, ma non ho sentito niente. Fermiamoci un attimo, prova ad uscire, a rientrare. Quindi e vediamo che succede. Quindi sospendiamo un per... Sospendiamo per 5 minuti, il tempo che ognuno si collega. Io almeno ho bisogno di capire se il problema è mio. Magari proviamo per coloro che non sentono bene a fare la stessa cosa. 5 minuti di sospensione.
Ecco, vediamo adesso se prima di chiamare l'appello riusciamo a sentirci bene. Dottore Di Prima? Sì, Presidente, mi sente? Ok, sì, adesso la sento bene. Tutti gli altri sono a posto, sentono tutti bene? Mi sentite? Sì, Presidente, sia a Corrado che a lei. Perfetto, sì, sì. Perfetto, grazie per la vostra collaborazione. Allora, possiamo fare l'appello per riaprire i lavori d'aula, visto che abbiamo interrotto per qualche minuto. Allora, Castiglia, Nicolao, presente, Imperiale, Imperiale, Pitarresi, presente, Randazzo, presente, Sorci, consigliere Sorci, Tramuto, presente, Valenti, presente, Venturella, presente, Vetrano, presente, sette presenti e tre assenti, Presidente. Perfetto, la consigliera Pitarresi non è pure presente. No, non la sento, non l'ho sentita. La consigliera Pitarresi, Valente e Randazzo sono pure presenti. Presente, consigliere, presidente. I sono presenti. Sono presenti. La seduta è riaperta con gli stessi scrutatori nominati qualche minuto fa. Allora, noi stavamo tentando di votare l'emendamento, quindi dobbiamo ripetere la votazione dell'emendamento. Prego, dottore Di Prima. Castiglia, Nicolao, favorevole, Imperiale, Pitarresi, favorevole, Randazzo, favorevole, Sorci, presente, è favorevole, presente, favorevole, sì, Tramuto, favorevole, Valenti, favorevole, Venturella, favorevole, Vetrano, favorevole, favorevole. Allora, Presidente, 8 favorevoli e 2 assenti. Perfetto, allora l'emendamento è stato approvato. Adesso votiamo la mozione numero 5 di cui lei ci ha parlato prima, così come emendata. Prego. Allora, è buono che dico, la discutiamo quantomeno, giusto? Prima la leggo. Prima o la no? Leggo. Sì, sì, sì. Vabbè, allora, siccome l'avevamo bene o male discussa, capogruppo Sorci, se lei ne fa richiesta la possiamo ridiscutere, però dico era abbondantemente discussa, era solo una questione di numero civico. Decida lei, capogruppo Sorci. Capogruppo Sorci. Sì. Cioè, però, la, se vuole ritiene questo. La vuole ridiscutere? Sì, io qua sono, Presidente. Dico, io non ricordo di aver c'era solo un problema numero 5. No, ridiscutere per me va bene così. Dico, l'importante è che noi sappiamo. Allora, sì, dottore, esattamente, Dio, sì, sì. Va bene, la mozione la può leggere, per favore? Allora, mozione numero 5. Riparazione buca via Candelaia altezza civico numero 19, adesso è mandata numero 39. Sarebbe opportuno sistemare l'intera strada, ma è certamente necessario riparare la buca all'altezza del numero civico 39, perché è pericolosa per tutti coloro i quali transitano tale strada. Si impegna il Presidente della Prima Circoscrizione a attivarsi presso gli organi competenti. Palermo, 26 dicembre 2020. Chiedo ai capigruppo, chiedo al capogruppo Sorci, possiamo metterla in votazione oppure la riprendiamo? Ci sono capigruppi o consiglieri che così devono intervenire? Va bene, perfetto, Presidente.
Nessuno. Allora la possiamo mettere in votazione così come emendata. Prego, dottore Di Prima. Allora, Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sforci. Favorevole. Dramuto. Favorevole. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 8 favorevoli e 2 assenti. Perfetto, allora quindi in condivisione con gli senatori di Tarresi, Valenti e Randazzo, la mozione così come emendata. Confermo, presidente. Gli senatori confermano. Confermo. Presidente, ho confermato io poco fa. Benissimo. Allora, passiamo all'ordine, sempre la mozione dell'ordine del giorno in ordine cronologico. Prego, dottore Di Prima. Allora, mozione numero 7. Oggi non si capisce niente, completamente niente. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Prego, dottore Di Prima. La mozione è la numero 7, è presentata alla consigliera Pitarresi il 26 dicembre 2020, protocollo 148-98-77, avente per oggetto sopralluogo e intervento di manutenzione in fognatura in discesa Santa Marina, angolo piazza Sant'Onofrio. Premesso che di recente è stato sostituito il coperchio di tale fognatura, considerato che al momento di piogge tale punto si allaga notevolmente, si ritiene necessario un sopralluogo per risolvere la problematica con i relativi interventi. Notevoli disagi, notevoli sono i disagi che si vengono a creare, in quanto la zona è abitata con diversi ingressi. Tale punto, che inoltre la strada è frequentata sia di giorno i microfoni. Consigliere Randazzo, potrebbe spegnere il microfono, per favore, consigliere Randazzo? Notevoli sono i disagi che si vengono a creare, in quanto la zona è abitata con diversi ingressi su tale punto, e inoltre la strada è frequentata sia di giorno che di notte, e diventa impossibile percorrerla. Pertanto si impegna il Presidente della Prima Circoscrizione a attivarsi con AMAP, RAP e altri uffici di competenza. Palermo, 7 dicembre 2020. Grazie, dottore Di Prima. Consigliera Pitarresi, mi pare che era questa la mozione, giusto? Sì, Presidente. Prego, consigliera Pitarresi. Sì, allora, già è stato detto un po' tutto nella relazione della mozione. Volevo precisare che in questo punto dove è stato fatto questo intervento del coperchio, prima non si verificava che al momento delle piogge si allagasse questo punto. Adesso invece si verifica che al momento che piove si verifica che si allaga parecchio. Si forma una pozzanghera molto ampia, l'acqua diventa molto alta fino ad entrare all'interno delle residenze. È un intervento che bisogna subito prendere in considerazione con urgenza, in quanto già diverse abitazioni hanno avuto problemi, e quindi è molto importante portarla avanti. Già l'avevo delineato un po' prima nella discussione precedente. Questa è la mozione, Presidente. Mi sentite? Io sì, io la sento. Io pure. Il problema è... Presidente? Presidente Nicolao? Dottore Di Prima, mi scusi, io non ho capito nulla. Noi abbiamo sentito. Ripeto, Presidente. Sì, allora ce l'avevo io il problema. Prego, consigliera Pitarresi.
Sì, semplicissimo, Presidente. Al momento delle piogge, in questo punto, in discesa Santa Marina, dove che è stato collocato di recente un nuovo coperchio, si allaga questo punto, diventando molto alta l'acqua. Ovviamente il passaggio pedonale diventa anche complicato e le residenze vicine si riempiono pieno d'acqua. Quindi bisogna capire e valutare quello che è successo al momento del cambiamento del coperchio, che è un buon coperchio, anche più sicuro di quello precedente, e capire cosa è cambiato soprattutto nella pendenza dell'acqua, perché va a confluire tutto in un unico punto. Questa è la mozione, Presidente. È importante provvedere al più presto e con urgenza. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Pitarresi. Prego, interventi sulla mozione, signori consiglieri. Presidente, io accetto la manina. Presidente, permette? Allora, considerato che non ho visto che il consigliere Valenti... No, prego, consigliere Tramuto. Penso al consigliere Tramuto. Allora, Tramuto, Valenti, Randazzo, prego. Sì, Presidente, non so se vi ricordate l'altra volta quando stavo mettendo in votazione la mozione, io avevo chiesto una sospensione per verificare una cosa, perché io leggendo il testo dell'oggetto della mozione c'era qualcosa che non mi quadrava, nel senso che nella localizzazione del punto. Purtroppo, cioè, poi ho verificato giustamente perché mi ricordavo c'era qualcosa che non andava, ma discesa era una questione più che altro per dare maggiori informazioni agli uffici competenti. Il tratto, credo che di dove parla la consigliera Pitarresi, credo che sia Piazza Sant'Onofrio, angolo discesa Candelai, non discesa Santa Marina, perché discesa Santa Marina si interrompe su via Candelai. Quindi era una questione di magari emendare la mozione per dare maggiore precisione agli uffici in caso di sopralluogo ed eventuale intervento, Presidente. Quindi era giusto farlo presente, perché magari è una questione di distrattezza, si è pensato una strada piuttosto che un'altra, ma è discesa Candelai. Discesa Santa Marina si interrompe in via Candelai. Grazie, Presidente. Darò poi la possibilità alla consigliera Pitarresi di replicare sulla sua precisazione. Prego, consigliere Valenti. Sì, Presidente, dico al di là di tutto, mi auguro che questo problema venga affrontato il più presto possibile per evitare allagamenti nelle case dei residenti, della via in oggetto e la sicurezza di tutto loro. Tutti i cittadini che percorrono questa strada. Terminato, sì. Okay, perfetto. Prego, consigliere Randazzo. Niente, semplicemente questo. Io voglio dire, l'AMAP fa il suo buon lavoro tranquillamente, perfetto, però ho sempre chiesto che si faccia, non solo nella mozione della consigliera Pitarresi, ma in tutto il centro storico, perché al momento in cui piove, Presidente, non defluisce l'acqua. E succede un macello, dico almeno una volta al mese la manutenzione, non chiedo tanto perché già ci siamo, ora comincerà a piovere e di conseguenza succederà quello che succede sempre. Non deflisce l'acqua, i tombini sono otturati e l'acqua entra direttamente nei magazzini e nelle case. Dico almeno una volta al mese, Presidente. Grazie mille. Grazie, consigliere Randazzo. Interventi sulla mozione della consigliera Pitarresi? Allora, se non ci sono altri interventi, do la replica alla consigliera Pitarresi, prego. Sì, Presidente, ringrazio il consigliere Tramuto, perché è discesa dei Candelai, in effetti. Ho fatto anche diversi interventi in discesa Santa Marina, quindi forse quel giorno, poi al momento mi sono un po' così confusa e ho messo discesa Santa Marina, perché è collegata alla discesa Candelai. La discesa Santa Marina finisce in via Candelai e poi inizia la discesa dei Candelai. Quindi, Presidente, se mi dà un pochi minuti di sospensione, preparo l'emendamento per correggere discesa Santa Marina con discesa dei Candelai. Assolutamente sì, sospendi i lavori d'aula per minuti, 10 le bastano, consigliera Pitarresi. Sì, sto verificando se c'ho un foglio di emendamento. Vabbè, dico 10 minuti le bastano. Un attimo solo, Presidente, un attimo solo, che le dico se bastano oppure bastano no. Bastano 10 minuti.
attimo solo, Presidente, un attimo solo. Presidente, può procedere con i lavori d'aula perché non ho più moduli di emendamento. Allora, facciamo una cosa, consigliera Pitarresi, se prendeva bene, la accantoniamo un attimo, la discutiamo. La accantoniamo e poi presento l'emendamento successivamente, scusate. Perfetto, grazie. Allora, dottore Di Prima, la mozione su richiesta della consigliera Pitarresi viene accantonata. Pertanto possiamo passare alla mozione numero 8, così iscritta all'ordine del giorno. Allora, mozione presentata sempre dalla consigliera Pitarresi, 26 dicembre 2020, protocollo 148-99-28, avente per oggetto sopralluogo e manutenzione per avvallamento della pavimentazione in via Iudica 36 e relativa messa in sicurezza. Con la presente per provvedere urgentemente a un sopralluogo nel punto sopra indicato, precisamente all'altezza della fognatura. Negli ultimi giorni la pavimentazione si è abbassata notevolmente e si ritiene che possa essere una condizione molto pericolosa per chiunque attraversi il tratto. Pertanto si chiede in misura preventiva la messa in sicurezza e di procedere alla relativa manutenzione per garantire la sicurezza dell'intera cittadinanza. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con la Polizia Municipale, RAP e altri uffici di competenza, AMAP. Palermo, 10 dicembre 2020. Grazie dottore Di Prima. Allora io do nuovamente la parola alla consigliera Pitarresi per la relazione della mozione. Prego consigliera Pitarresi. Sì, Presidente. Presidente, qua purtroppo il collegamento avviene. La precedente mozione com'è finita? È stata approvata, capogruppo. No, accantonata. È no, stata quella prima, quella di prima, quella successiva ha ragione. No. La mozione numero Marina. La mozione numero è stata accantonata, capogruppo Sorci, ha ragione la consigliera Pitarresi, mi scusi. È stata accantonata la numero 7. Va bene, capogruppo. Prego. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Prego, consigliera Pitarresi. Sì, allora, avevo presentato anche lo stesso giorno una richiesta urgente per provvedere subito a mettere in sicurezza questo tratto. Questo tratto di via Iudica si riscontra la pavimentazione notevolmente avvallata, Presidente. Qui sappiamo bene, essendo che sotto passa il fiume, il Chemonia, ovviamente è tutto vuoto e sicuramente sarà un problema anche della fognatura che tiene, ci sarà un problema che è ceduto qualcosa proprio nella struttura, sia della pavimentazione ma anche della fognatura vicina. È importantissimo e soprattutto si mette in sicurezza per cercare di non far finire qualcuno là sotto, perché è notevolmente avvallato e lo trovo molto pericoloso sia per i pedoni che per qualsiasi veicolo possa attraversare questo punto. Non è successo nulla, Presidente, dalla richiesta urgente che ho fatto. Adesso siamo arrivati, è passato un mese, siamo arrivati alla mozione. Spero che venga subito presa in considerazione la mozione e si porti avanti sia prima di tutto la messa in sicurezza e soprattutto di nuovo riprendere quello che sono i lavori per cercare di risolvere il problema. È molto molto importante, Presidente. Grazie consigliera Pitarresi. Interventi sulla mozione della consigliera Pitarresi. Prego signori consiglieri. Interventi sulla mozione, consiglieri, ci sono prenotazioni, richieste di intervento? Nessuna. Allora a questo punto, dottore Di Prima, mi sente? Forte e chiaro. Possiamo mettere in votazione la mozione numero 8 della consigliera Pitarresi. Prego. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Imperiale. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci.
Sorci? Lo vedo collegato ma non lo sento. Sorci ha abbandonato. Sorci ha abbandonato. Tramuto. Favorevole. Valenti. Consigliere Valenti, non l'ho sentito, può ripetere? Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Assente. 6 favorevoli, 4 assenti. Confermo, Presidente. Confermo, Presidente. Grazie, dottore Di Prima. La mozione numero 8 iscritta all'ordine del giorno del mese di gennaio presentata dalla consigliera Pitarresi è stata approvata in condivisione con gli scrutatori Pitarresi, Valenti e Randazzo. Possiamo andare avanti con l'ordine del giorno. Mozione numero 9. Io devo lasciare l'aula. Sono scrutatore, veda. Buona giornata, grazie. Grazie, buon lavoro. Allora, considerato che la consigliera Pitarresi è scrutatrice, prima di passare alla mozione numero 9 dobbiamo sostituire la consigliera Pitarresi con il consigliere Tramuto. Possiamo mettere in votazione la sostituzione dello scrutatore. Prego, dottore Di Prima. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Pitarresi, assente. Randazzo. Favorevole. Sorci. Signor Sorci. Sorci. Favorevole. Io sto seguendo a tratti. Tramuto. Presente. Favorevole. Favorevole. Valenti. Non si sente più niente. Valenti. Favorevole. Favorevole, presente, non lo so, non si capisce più niente. Venturella. Non so se devo dire favorevole o presente, cosa devo dire? Stiamo... Favorevole. Favorevole, non si sente più niente. Vetrano. Io sento. Presidente, 6 favorevoli e 4 assenti. Allora, consigliere Valenti. Confermo. Consigliere Valenti. Mi dica, Presidente. Abbiamo votato la sostituzione dello scrutatore. È andata via la consigliera Pitarresi e abbiamo nominato il consigliere Tramuto. Lei ha dichiarato che è favorevole, giusto? È corretto? Sì, Presidente, no, io non sapevo. Sì, confermo. Non sapevo se votare favorevole o presente perché non si è capito più niente, Presidente. Si sentiva come intermittente. Lei non deve votare nulla, mi perdoni se lo ribadisco. Non deve votare nulla. Adesso se non intende... ha capito di che cosa si parla. Quindi io glielo sto ricordando e lei adesso è consapevole di aver votato favorevolmente la sostituzione dello scrutatore. Perfetto, allora abbiamo. Sì, Presidente, ma io infatti ho detto devo votare favorevole o presente. Non sapevo se vuoi uno o l'altro. Abbiamo capito. Va bene, Presidente, ok, grazie. Allora, possiamo passare alla mozione numero 9, qualora fosse in aula il consigliere proponente. Prego, dottore Di Prima. Allora, la mozione numero 9 è presentata dal vicepresidente Antonio Nicolao, il 26 dicembre 2020, protocollo 148-99-35, avente ad oggetto richiesta sopralluogo ASPE verifica le condizioni igienico-sanitarie anche in tempi di Covid per presenza fissa di clochard in via Roma altezza civico numero 351. A seguito delle diverse lamentele ricevute da parte dei residenti per la presenza oramai costante di una persona sdraiata per terra mi arrendo, per l'elemosina, si chiede agli organi l'indirizzo di attivare si chiede agli ordini in indirizzo di attivare le procedure per un'eventuale presa in carico del soggetto in questione di evidente stato di svantaggio sociale. Preciso che il soggetto in questione ha la libertà di vagabondare da un posto all'altro, ma il protrarsi del suo stazionamento nel sito indicato aumenta la possibilità che vengano meno le condizioni igienico-sanitarie, anche in un periodo particolarmente delicato come quello del Covid-19.
Infatti residenti e commercianti si preoccupano soprattutto nel momento del passaggio del sito per una situazione al limite della sopportazione. Sul marciapiede sono presenti su una sorta di pezzo di cerata ed alcuni effetti personali del colciar, dove li trascorre la giornata sito dove accade anche verosimilmente l'effettuarsi dei propri bisogni fisiologici. Situazione che necessita di un accompagnamento presso i servizi sociali del soggetto al fine di poter avere l'aiuto di cui probabilmente necessita. Si precisa inoltre che ci sono state diverse iniziative intraprese dal portiere dello stabile e da alcuni condomini, e non ultima anche quella personale, nel tentare di suggerire un percorso diverso da quello che si presenta, ma il crociar non sembra interessato. La presente al fine della salvaguardia della salute non solo sua ma di coloro i quali vivono nei pressi. Si impegna il presidente a seguirne gli sviluppi presso l'ufficio ASP territoriale, gli uffici della cittadinanza adulta e il comando della polizia municipale. Palermo, 22 dicembre 2020. Grazie dottore Di Prima. Allora ci sentiamo tutti, è giusto? Possiamo andare avanti con i lavori d'aula. Presidente? Sì. Dica, consigliere Valenti. Presidente, dico nella qualità di scrutatore, chiedo la verifica del numero legale. Ma perché lei chiede la verifica del numero legale? Dico, siamo in 5, presidente, volevo chiedere la verifica del numero legale. Ma se lei si ricordasse che oggi siamo in prosecuzione, probabilmente non chiederebbe la verifica del numero legale. Che ne pensa, consigliere Valenti? Sì, presidente, non ricordavo forse così, mi perdono, chiedo scusa. Allora, io desidero sapere invece se ci sentiamo tutti, perché oggi è una giornata, devo dire, particolare. Io sento intermittenza, presidente. Possiamo rispondere che ci sentiamo tutti uno per uno? Inizio io, presidente. Voi mi sentite? Io la sento. Mi sentite tutti? Sì, almeno io sì. Io sì. Ramuto, Randazzo, poi? Consigliere Venturella, mi sente? Allora, facciamo una cosa. Constatata l'insufficienza delle condizioni di ricezione, il consiglio è chiuso. Grazie a tutti e buona giornata. Posso staccare la registrazione? Assolutamente sì, grazie. Presidente, che abbia buona giornata a lei, buongiorno. Presidente, che ha detto? Non l'ho sentito. E domani ci